Giovedì 3 ottobre 2019. Plockton è un minuscolo paesino di appena 380 anime, situato sulla costa nord-occidentale della Scozia. Si tratta di una meta molto amata dai turisti, soprattutto per via della sua natura selvaggia e dei suoi scorci, che ne fanno un paese dal sapore antico e affascinante. Essendo così piccolo, non concede troppo spazio agli stranieri, in particolare a quelli che vorrebbero traslocare da queste parti. Da diversi anni la cronaca racconta di misteriose sparizioni, persino di interi nuclei familiari. La stranezza è che, nonostante le innumerevoli ricerche ed indagini in loco, non ci sia la minima traccia dei loro trascorsi a Plockton. Effettivamente, risultano essere soggiornati nel paesino, a conferma della presenza nei registri di hotel e bed and breakfast. Gli abitanti riferiscono di non sapere altro in merito e sono convinti che abbiano lasciato la piccola località. Venerdì 4 ottobre 2019. I media parlano di strani fenomeni, che però sembra colpiscano solamente i turisti. Gli abitanti di Plockton non hanno mai avuto alcun tipo di problema, benché abbiano esplorato l'intera superficie del piccolo borgo innumerevoli volte. Eppure, nessuno di loro riesce a dare una spiegazione a questi rocamboleschi fenomeni. Si tratta forse di un UFO? Magari Plockton è un luogo simile al più famoso triangolo delle Bermuda? C'è chi giura di aver intravisto una sorta di portale che, una volta attraversato, all'insaputa degli ignari viaggiatori, ne impedisca il ritorno. Domenica 6 ottobre 2019. Sono allibita. Ieri sera, navigando nel web, ho trovato una specie di testimonianza. Una storia terrificante e incredibile raccontata da un uomo. Stavo leggendo i messaggi su un blog per turisti. Mi è incuriosita perché tramite un link, non so come, sono finita sulla home page di Hidden Wiki, ovvero la porta di accesso al lato oscuro di internet. Tramite un mio contatto, un programmatore informatico, sono riuscita ad accedervi, con le dovute precauzioni. Mercoledì 9 ottobre 2021. Prima di continuare a riempire le pagine del mio diario, per evitare di dar credito a quanto letto sul dark web, voglio approfondire l'argomento. Sembra impossibile, tuttavia, la testimonianza porta la firma illustre del professor Thompson, esperto geologo e speleologo, scomparso in circostanze misteriose proprio a Plockton, a marzo dello scorso anno. Venerdì 11 ottobre 2019. Sarò io stessa testimone di questi avvenimenti e, se Dio lo vorrà, relatrice di un'eventuale ed incredibile scoperta. Sono comunque scettica, anche se previdente. In ogni modo, partirò per la Scozia e andrò a Plockton nei prossimi giorni. Martedì 15 ottobre 2019. Sono finalmente giunta a Plockton, dopo un volo da Milano ed aver noleggiato un'auto all'aeroporto di Inverness, a circa 2 ore di auto da Plockton. Il posto è molto carino, ed anche se fa già parecchio freddo e piove, non mi posso certo lamentare. Ho trovato un albergo piuttosto carino ed accogliente. E ora credo che mi farò una doccia per poi mettermi sotto le coperte. Domani mi aspetta una giornata tosta. Comincerò la mia indagine. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 7:55. Il borgo è davvero magnifico, immerso nelle Highlands e affacciato sul lago Carron che si sposa con l'oceano Atlantico. Di primo mattino il freddo è pungente, ma il panorama, ovunque si guardi, è mozzafiato. Sicuramente un bel posto per sparire. Gli abitanti sembrano diffidenti e, nonostante il mio inglese perfetto,
Sono sfuggenti e reticenti nel rispondere, anche alle domande più banali. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 9:48. Il professor Thompson raccontava di una grotta accessibile dal lago. Purtroppo nessuno ha saputo, o forse voluto, dirmi nulla in merito, sebbene sembra ovvio che tutti conoscano ogni singolo granello di questo luogo. Ho provato a chiedere al porticciolo se ci fosse stato un modo di affittare una piccola barca con conducente. Come immaginavo, hanno rifiutato tutti, sebbene avessi offerto 300 sterline per accompagnarmi. Non mi resta che noleggiare un piccolo gommone a motore ed andarci da sola. Voglio scoprire cosa diavolo è accaduto a Thompson e alle altre persone scomparse. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 11:24. Fa freddo e anche se non piove c'è molta umidità. A bordo del gommone mi dirigo verso l'ingresso della grotta. C'è fuschia e credo che all'interno potrebbe essere pure peggio. Non so se potrò continuare ad aggiornare il mio diario digitale e postare le ultime news della mia indagine. Scriverò come ai vecchi tempi, con la penna stilografica. L'imbarcazione ha un piccolo fanale sulla prua, anche se fa poca luce. Procedo lentamente, attorno ad oscurità e foschia. Fa molto più freddo all'interno della grotta e l'idea di spingermi oltre, senza una meta precisa, mi angoscia al punto da temere per la mia incolumità. Dovrei fare dietro fronte e starmene buona in albergo. Forse non è il caso di continuare. Dopo circa 30 minuti di navigazione, il canale principale si divide in due diramazioni e le correnti aumentano bruscamente. Prendo quella di destra per evitare di perdermi. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 13:20. Ho paura, la corrente è troppo forte. Ho spento il motore per precauzione. Temo di non riuscire a tornare indietro. Spero di trovare un'altra via d'uscita. Cominciano a circolare nella mia mente brutte sensazioni. Penso a Thompson e a tutta quella gente scomparsa. Possibile che nessuno mi abbia avvertita del pericolo? Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 17:36. La marea si è alzata e ho sbattuto diverse volte contro la parete della grotta. Poco fa ho sentito strani versi. Sembrano quasi urla umane. Con tutta probabilità sono sulla strada giusta, anche se mi auguro di poterlo raccontare a qualcuno. In ogni caso il mio diario, sempre che qualcuno lo riesca a trovare, racconterà tutta la verità. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 21:17. Ho rischiato di morire. Il canale sfocia in una cascata infinita che mi avrebbe travolto se non mi fosse gettata in tempo. Il gommone con tutta la sua preziosa attrezzatura è andato. Sono rimasta con il mio diario. Spero di non scrivere la fine dei miei giorni. Poco prima della cascata c'è un tunnel percorribile a piedi. Sono convinta che la soluzione del mistero si trovi in fondo a queste buie gallerie. Mercoledì 16 ottobre 2019, ore 23:45. Sono esausta, bagnata e un freddo cane. Devo stare calma e cercare di riposarmi. L'idea che qualche bestiaggia possa farmi del male non mi lascia per un secondo. Sento ripetutamente strani rumori. Avverto qualcosa. È come se mi sentissi spiata. Giovedì 17 ottobre 2019, ore 2:23. Qualcosa mi ha toccata, ne sono certa. Sento bisbigliare continuamente. Ci deve essere qualcuno. Sono distrutta, ma la curiosità mi spinge oltre. Cammino ancora e ancora, sperando di trovare qualcosa o qualcuno. Sospiri,
versi che non sembrano per nulla umani. Forse lo sembrano fin troppo. In che inferno sono capitata? Sono circondata da degli esseri che sembrano giocare con me. Li sento ridere. Sono sempre più vicini. Giovedì 17 ottobre 2019, ore 5:07. Mi sembra di girare a vuoto, è come se mi trovassi in un maledetto labirinto. Ormai le presenze mi parlano, anche se non riesco a comprenderle. O forse è solo frutto della mia immaginazione. Poco fa mi è parso di vedere dei bambini correre dinanzi a me, sorridermi ed indicarmi un punto lontano. Giovedì 17 ottobre 2019, ore 8:22. Un boato mi ha svegliata di colpo. Devo essere crollata per la stanchezza ed essermi addormentata. Sembravo una frana o chissà che diavolo. Non mi resta che continuare a camminare. Giovedì 17 ottobre 2019, ore 10:27. Finalmente una luce. Vedo qualcosa in lontananza. Sembra un tunnel. È colmo di luce. Sento qualcosa. Sento della musica in lontananza. Voci, stavolta familiari. Umane, finalmente! Il freddo sta lasciando spazio ad un benessere inaspettato. Le mie gambe si muovono come rinvigorite da un'energia inaspettata. Mi sento in estasi. La luce mi attira verso di sé. La musica mi culla. Sento una voce familiare accogliermi. È mio padre. Sì, il padre che non ho mai incontrato e che mi sembra di conoscere da una vita. Poi d'un tratto il vuoto. Un flash. Sto volando. Volo a velocità vertiginose. Ma sto forse sognando? No, non è un sogno. La voce che mi guida mi rassicura. Stiamo andando in un posto migliore. Stiamo andando in un posto. Stiamo andando altrove.